Buonasera. Buonasera dottoressa, buonasera. Buonasera Angela. Come va? Bene, tutto a posto. Allora, siamo qui nello studio della dottoressa Esposito, sì. E mi avete detto di aspettare qualche minuto perché stavate facendo qualcosa di molto importante. Sì, abbiamo compilato il consenso informato, quindi ho spiegato alla signora quali possono essere i rischi e i benefici del trattamento, così è consapevole appunto. Quindi Angela, sei consapevole di quello consapevole. Che incontro, sì. E avete fatto quindi una bella chiacchierata e avete deciso di eseguire quindi i trattamenti? Sì, faremo un filler per tirare un pochino su gli zigomi, sì. E quindi alleggerire tutta quest'area qui del viso, no? Perché tirando leggermente in alto, chiaramente si... Quindi questo è importante, quindi per risolvere il problema delle rughe nasogeniere, che sono queste rughe qui, non bisogna riempire le rughe, ma è preferibile alzare invece. Sì, perché riempire la ruga nasogeniena significa appesantirla e quindi peggiorare la situazione. Non solo, ma... Questo è molto importante, quindi per risolvere questo problema accertarsi che la proposta sia adatta. E poi questa è anche una zona a rischio, perché come spiegava la signora, il volto è pieno di vasi sanguigni, per cui se si incannulasse un'arteriola, magari terminale, c'è il rischio magari di necrosi della zona verso la quale l'arteria arriva. Ok, perfetto. Ok, guardi dritta davanti a sé. È qui che si crea questa specie di vuoto. Ritiri sulla testa. Noi mettiamo un po' di filler in quest'area, praticamente tiriamo su così. Quindi, ecco, faremo questo lavoro. Questo trattamento avremmo dovuto svolgerlo la settimana scorsa, infatti ci siamo trovati qui con la dottoressa Esposito e con Angela e pronti con i prodotti per fare le infiltrazioni di filler, e purtroppo abbiamo dovuto rimandare perché la dottoressa ha sconsigliato di eseguire il trattamento in quanto Angela aveva preso, a causa di un raffreddore, un medicinale per 4 giorni consecutivi e poi è venuta qui alla visita non sapendo che fosse controindicato, e quindi essendo altamente controindicato abbiamo evitato di fare le infiltrazioni, abbiamo rimandato a questa settimana per evitare che ci fossero ematomi troppo evidenti o problematiche che è meglio evitare. Ora la dottoressa sta per applicare una crema anestetica. Ricordiamo che ci troviamo allo studio della dottoressa Marina Esposito a Roma, zona Boncadoro, e stiamo vedendo l'esecuzione di un trattamento di filler. In questo caso è un filler labbra. Adesso sta solo applicando una cremina anestetica in quanto potrebbe essere leggermente doloroso, ma la paziente non ha paura del dolore, quindi ha preferito l'applicazione solo della crema anestetica. Facciamo, io la metto anche sotto, poi decidiamo dopo se fare anche il filler sotto oppure no. Qui non c'era bisogno di togliere il trucco, così. E vediamo come si esegue questo trattamento. Cominciamo da quest'area qui. Ok. Una domanda? Dobbiamo fare qualcosa? No, ha chiesto gentilmente Venero se la dottoressa può ripetere il fatto che i filler sono l'esclusivo uso medico. Noi spesso lo diamo per scontato, però in effetti è molto importante mettere in guardia. Certo, sono assolutamente soltanto, devono essere soltanto utilizzati da medici preparati. Ovviamente senza improvvisazioni. Purtroppo spesso vanno utilizzati anche da altri personaggi in maniera ovviamente scorretta. Certo, infatti l'importanza di quello che facciamo non è soltanto fare... Ha sentito più pungere? Non è soltanto fare informazione, ma è anche tutelare i pazienti, in modo tale che un paziente veda come un medico
esegue un trattamento, certo, come dovrebbe essere eseguito, e si rende conto che se gli viene proposto da qualcuno che non sia un medico, certo, a parte che sta facendo una cosa contro la legge, e inoltre potrebbe causare dei danni. Come va, Angela? Senti il dolore? No, soltanto la punturina dell'ago che entra. Ringraziamo anche la nostra utente che ci sta seguendo per l'intervento, perché ci tiene a precisare che le sue colleghe stanno facendo dei corsi con penne microaghi o pressione. Estetista? No. Dottoressa. E quindi sta chiedendo a tutti i medici di fare una campagna in merito. Per questo ringrazio la dottoressa Esposito per il contributo. Grazie che a lei, dare. Perché è importantissima questa cosa, è veramente fondamentale. Sì, perché poi vediamo, ci sono delle ragazze che magari, ecco, per risparmiare qualcosa, o anche solo per paura di andare da un medico, perché pensano che un medico debba usare per forza un bisturi, perché magari non sanno che invece un medico, certo, fa dei trattamenti di medicina seria che può eseguire solo un medico, un estetista non può eseguire, tantomeno un'amica nella cucina di casa che magari ha rimediato da qualche parte i prodotti. Certo. Di fastidio perché va. Ah, ok, quindi bisogna massaggiarlo per. Dipende da quella, dalla tecnica che si utilizza. In questo caso sì. Va massaggiato per far sì per che si distribuirlo bene nell'area desiderata, diciamo. Ma ecco, dottoressa, sì. Sì. Già si vede qualcosa, eh? Certo. Già si vede, sì. Però no, non è quel gonfiore che si vede certe volte in certe ragazze, quello è perché esagerano, quindi. Ovviamente, sì. Quindi una paziente può anche venire ripetutamente a chiedere in continuazione di fare il filler e gonfiarsi a cui non posso. Sì, ci sono anche tecniche che prevedono comunque l'utilizzo di più fiale di filler. Eh? Noi stiamo facendo una fiala mezza su un lato e mezza sull'altro lato del viso. E anche perché essendo la prima volta che la signora fa un filler bisogna sempre andarci cauti, vedere se le piace l'effetto, eccetera, eccetera.